Cos'è una bolla finanziaria? Come comportarsi se ci si trova all'interno di una bolla finanziaria? Perché scoppia una bolla finanziaria? Scopriamo tutto nel video di oggi. Partiamo subito dalla definizione di bolla finanziaria. Per bolla finanziaria o bolla speculativa, in economia si intende una particolare fase di mercato caratterizzata da un aumento considerevole e ingiustificato dei prezzi di uno o più beni. In caso di finanza si parla di strumenti finanziari. Dovuto a una crescita della domanda repentina e limitata nel tempo. Questa è la definizione di bolla finanziaria. In pratica significa che uno strumento finanziario per un periodo di tempo limitato esplode il suo prezzo. A cosa è dovuta questa esplosione di prezzo? È dovuta all'irrazionalità. Nasce a causa dell'irrazionalità. È proprio questo che porta alla nascita delle bolle finanziarie. I piccoli investitori si fanno ingannare dai movimenti di prezzo, credono che quel particolare strumento finanziario possa avere ottime opportunità di crescita perché sta salendo tanto e in poco tempo, allora decidono di investire. Questo cosa porta? Porta altri investitori ancora a investire e altri investitori ancora, fino a che a un certo punto la bolla non esploda. Andiamo per gradi e vediamo le fasi della bolla finanziaria. Una bolla finanziaria ha tre fasi. La prima è la fase di accumulazione. In questa fase gli investitori istituzionali iniziano a posizionarsi a rialzo su quel determinato strumento finanziario e quindi il prezzo inizia ad avere un andamento crescente ma moderato nel tempo. Pian piano i volumi iniziano ad aumentare, i volumi di crescita di questo strumento finanziario. E questo cosa porta? Porta alla bolla finanziaria, alla bolla speculativa, ovvero piccoli investitori iniziano a entrare all'interno del mercato vedendo questo trend che sta prendendo atto sullo strumento finanziario e portano il prezzo a gonfiarsi ancora ulteriormente. Successivamente, che tutti i piccoli trader e i piccoli investitori sono entrati sul mercato dopo gli investitori istituzionali e avendo acquistato lo strumento finanziario a un prezzo più alto, arriva lo scoppio della bolla. Succede in questa fase che gli investitori istituzionali decidono di liquidare le loro posizioni e di conseguenza di prendere profitto. Oppure può anche succedere che si interrompono le previsioni ottimistiche, troppo ottimistiche, sullo strumento finanziario sul quale si sta operando. Oppure il prezzo dello strumento finanziario raggiunge un livello talmente alto, quindi costa talmente tanto, che non si riescono a trovare nuovi investitori. Questi possono essere i tre motivi per cui scoppia la bolla finanziaria. Ma vediamo alcune bolle finanziarie che si sono presentate nell'ultimo anno sui mercati finanziari. Eccoci qua, siamo su GameStop. Questo è il grafico di GameStop. Avrete sentito tutti che a inizio 2021 il titolo è esploso a causa di tutti i forum che parlavano di GameStop, che fosse un'azienda solida, eccetera, eccetera. Ma analizziamo cosa ha fatto il prezzo. Qui inizia, adesso ve lo evidenzio anche con un'ellisse, qui inizia una prima fase di accumulazione in cui si iniziano a collocare gli investitori, in questo caso non proprio investitori istituzionali, in questo caso si può parlare anche di piccoli investitori che si sono collocati sul mercato. Da qui in poi cosa succede? Che il prezzo inizia a gonfiarsi molto e nel giro di soli 3 giorni il prezzo passa da 70 dollari, attenzione aspettate che l'ho evidenziato male, da 70 dollari fino ad arrivare a 386. Questa è la bolla finanziaria. E poi cosa succede? Succede che arriva lo scoppio della bolla. Lo scoppio della bolla succede che il prezzo in un giorno tocca il livello di 472 dollari e nel giro di una giornata scende e crolla a 191 dollari, 189. Questo è quello che è successo ed è tutto successo nel giro di, contando anche la fase magari di accumulazione che va da fine dicembre, è successo tutto nel giro di un mese. E poi lo scoppio della bolla è avvenuto in 2 giorni, in 3, perché poi abbiamo questa candela qui e questa candela qui. E poi il prezzo torna a livelli accettabili, torna intorno ai 56 dollari. Poi cosa succede? Si ripresenta una seconda fase della bolla in cui i prezzi raggiungono i 345 dollari in un giorno, questo è successo verso 10 di marzo,
dopo una crescita importante dei prezzi, ma poi tornano a scendere e adesso, anche in questo momento, stanno lateralizzando intorno a 180 dollari. Quindi sì, chi ha comprato queste azioni il 30 di dicembre a 50, 30, 40, quanti sono? A 30 dollari c'ha magari guadagnato e ci sta ancora guadagnando sicuramente, ma tutti quei piccoli investitori che sono entrati in questa zona qua pensando di fare profitto, a 350 dollari un'azione come GameStop la vedo dura che possa arrivarci nuovamente, in quanto a livello fondamentale è un'azione che non ha i fondamentali per tornare a livelli così alti, dovuti al suo sistema di business che purtroppo non è stato aggiornato ed è rimasto obsoleto ed è stato battuto da tutti i giochi digitali che ultimamente stanno prendendo piede. Ma vediamo subito un'altra bolla. Prendiamo il Dogecoin. Adesso che questa sia una bolla o no non lo sappiamo, ma qua possiamo vedere subito come le previsioni ottimistiche, come sempre vediamo fase di accumulazione, qua si inizia a essere la bolla e qua c'è l'esplosione della bolla. Qua adesso l'evidenzio con un'ellisse, l'esplosione della bolla. L'esplosione della bolla qui a cosa è dovuto? È dovuta al fatto che Elon Musk ha detto in un suo intervento pubblico che il Dogecoin era un gioco e quindi veniva negoziato per scherzo all'interno dei mercati finanziari. E quindi è stato interpretato dagli investitori che questa cripto non aveva tutto il valore che effettivamente si stava dando. Ultima bolla finanziaria, la vediamo qui con Beyond Meat. Beyond Meat, quando è entrata sul mercato, qua siamo a... andiamo un po' indietro nel tempo, qua siamo a inizio, a metà 2019, maggio-giugno, il titolo entra sul mercato, si pensa che sia un'azienda rivoluzionaria, che può anche esserlo, Beyond Meat, il titolo parte a rialzo, arriva fino a 240 dollari e poi qui esplode la bolla perché non si trovano più nuovi investitori, addirittura i soci della società avevano iniziato a vendere le loro azioni, a liquidare parte delle loro azioni perché il prezzo era troppo alto e infatti poi c'è stata l'esplosione della bolla e il prezzo nel giro di 6 mesi è tornato intorno ai 78 dollari. Abbiamo visto queste bolle finanziarie che sono tutte esplose e sicuramente hanno portato con loro un mare di sangue, nel senso hanno trascinato tantissimi piccoli investitori a perdere enormi somme di denaro. E quindi come investire se si crede che quello strumento finanziario possa essere una bolla? Innanzitutto investire poco capitale. Se si vuole assolutamente entrare su quello strumento perché si crede di poter ottenere profitto da quell'operazione, bisogna investire pochissimo capitale. Pochissimo capitale intendo un 5% del proprio conto, non di più, un 2% anche. Se si entra prima della fase speculativa della bolla, si possono ottenere importanti profitti, ma il mio consiglio è sempre quello di negoziare con massima attenzione e di evitare le bolle finanziarie. Un modo molto semplice per riconoscere le bolle finanziarie è che se scopri quello strumento finanziario perché te ne parla la televisione o la radio la sera prima, evitalo assolutamente, perché vuol dire che quello strumento è già in una fase speculativa e presto la bolla esploderà. Naturalmente evitare anche di posizionarsi a ribasso e quindi di vendere allo scoperto lo strumento, perché l'alta volatilità può penalizzare molto il trader. Se si vuole operare in una bolla finanziaria, quindi mi raccomando massima attenzione e esporsi poco, e il consiglio è sempre lo stesso: evitare le bolle finanziarie.